vorrei ritornare su un argomento di cui vi ho tanto parlato, ma l'argomento resta purtroppo di stringente attualità, nonostante tutto quello che è stato fatto in termini legislativi, nonostante tutto quello che si fa provando a fare prevenzione, nonostante tutte le polemiche che ci sono giorno dopo giorno per cercare di riuscire a fermare questa ondata di omicidi. Si parla quasi di una donna uccisa ogni giorno nel nostro paese. Ed è per questo che Massimo Gramellini qualche giorno fa ha scritto sul Corriere della Sera che può diventare pericoloso adombrare anche solo per spirito anticonformista che un femminicida possa essere in qualche modo provocato. Dice Gramellini, pur non volendolo, si finisce per alimentare una lettura funesta, figlia di pregiudizi arcaici, in via di troppo lenta estinzione, che individua, secondo Gramellini, la causa della violenza nell'atteggiamento delle vittime anziché in quello dei carnefici. E siamo abituati a contare le vittime, a farli diventare solo ed esclusivamente dei numeri. Non ci occupiamo di quella che è la loro storia, la loro vita, di quello che lasciano, di quello che perdono, di quello che potevano in qualche modo anche soltanto sognare. E così, ad un uomo violento che decide di interrompere la vita di una donna, magari poi corrispondono tanti altri uomini che non accettano questa idea, come lo stesso Gramellini ricorda, di una proprietà dell'altra persona che è davvero qualcosa ormai di inaccettabile, visto che siamo nell'anno 2021. Ho scritto la mia rubrica settimanale proprio oggi sul quotidiano La Sicilia Pirateria, raccontando una storia buffa in India, dove un magistrato ad una persona che era stata accusata di un tentativo di violenza e di molestie da parte di una ragazza, tra l'altro un ragazzo molto giovane di 22 anni, in un villaggio indiano, questo ragazzo tramite l'avvocato ha chiesto di essere scarcerato. Bene, siccome lui si occupava, faceva proprio nella vita il lavandaio, lo ha condannato, anche su sua stessa proposta, a lavare i panni di tutte le donne del villaggio. Una condanna esemplare è anche un modo per cercare di espiare una pena, anche solo aver pensato per un attimo di fare violenza ad una donna. E quindi lui laverà i panni di tutte le donne del villaggio. Ora, certamente è un po' difficile far passare il messaggio di una pena di questo tipo nel nostro paese, ma possiamo tutti i giorni occuparci di dire no alla violenza sulle donne. E penso che se questo lo facciano gli uomini, il valore diventa ancora più alto.